Eccomi tornata con un nuovo video Avevo promesso che avevo finito con i video haul E invece eccomi qui Ma il weekend scorso Non è stato proprio un tempo bellissimo Diciamo da mare, piscina, cose varie E quindi mi sono data Allo shopping super saldoso Tutto quanto qui diviso per categoria Abbiamo un po' di accessori E ovviamente un po' di make up E un po' di vestiti Stavolta voglio iniziare subito dai vestiti Allora Inizio qui a segnare tutti i prezzi. Da eh, Kamaieu. Ho preso una magliettina che mi piace da morire. È una magliettina semplice a maniche corte. Eh, che ha questa stampa con queste rose colorate, eh, delle scritte nere. E rimane davvero carinissima. E, su, su alcune parti delle rose, come vedete, ci sono eh, dei brillantini. Poi ho questi colori così pastello che mi piacciono eh, tantissimo. Come vedete, è bella lunghetta, quindi perfetta da mettere sopra i leggings e mi piace davvero tanto. Questa l'ho pagata a 7 euro anziché 14,95 quindi era scontata al 50%. Ed è questa qui. Poi, da Terranova, eh, ah, consiglio mh, alle più magre. Di fare un giro da Terranova perché ci sono delle cose davvero davvero carine, a dei prezzi eh, bassissimi, cioè a 3-5 euro. Ma eh, sono rimaste almeno nel negozio dove sono stata io, a Parco Leonardo. Perché è di Roma. E taglie tutte davvero piccoline, tutte SXS, che a me non vanno. <ride> e ho trovato però una canottierina di un, della mia taglia, strano. E poi, tra l'altro, una M. Non è che chiedo il mondo, però e da un po' particolare perché ha un po' il disegno divertente ha ah, questo è elefantino carinissimo con qua tutti questi brillantini e c'è questo elefantino al classico scollo tondo che merita come un piccolo buddha e anche questa è più corta avanti e più lunghetta dietro quindi anche questa si può benissimo mettere con i leggings e, e questa veniva 9,99. L'ho pagata a 2,99. Cioè davvero una sciocchezza ed è alla fine una canottina carina. Ma specialmente d'estate che ci cambiamo spesso e tutto quanto è carina. Poi sempre da terra nuova. Questo è un acquisto maschile. Ma ve lo mostro il mio ragazzo. Ha preso questi pantaloncini. Dal fotoglio. Me la non rendono, ma è veramente un bellissimo blu. Sono dei pantaloncini in jeans e questi qui ehm, venivano 19,99 euro. E qui c'è scritto 15,99 ma in realtà qua alla cassa abbiamo scoperto che venivano a 9,99 euro. Quindi ancora meglio. Da Candida e, ehm, ho preso una canottierina. Che ricompongo per farvela vedere. Mm. Anche questa è lunga. Questa è molto lunghetta. Eh, questa è la notterina con davanti e questo pizzo. È abbastanza accollata. Però tutta questa parte è trasparente. E poi qua iniziano tutta questa serie di brillantini super sbrillucciosi. E questa è bella lunghetta, proprio per stare comodi. leggings, è Anche bella larghetta, come piacciono a me. E anche dietro ha ah, questa parte con il pizzo e il bottoncino qui in alto è carinissima Ma mi piace molto il fattore del pizzo qua davanti mi piace proprio tanto e questa eh, veniva 19,99 euro e l'ho pagata a 9,99 euro quindi al 50% ultimo acquisto di vestiti ho Fatto un acquisto un po' insolito, magari per voi, ma io diciamo sono abituata a fare queste cose. Anzi, quest'anno non ho trovato tante cose: ovvero, io di solito eh, nei saldi estivi compro tante cose invernali perché le trovo a dei prezzi bassissimi. E idem, nei saldi invernali, incomincio già a comprare magliettine a maniche tre quarti, maniche corte perché comunque le trovo più scontate. Quest'anno, devo dire che di cose a maniche lunghe eh, o maioncini cose così, ne ho trovate davvero poco. Per lo meno, che mi piacevano, erano pochine. Ho trovato un bel maglione anziano da Stavarius che me lo ricordavo da quest'inverno e mi era rimasto qui, solo che 30 euro per un maglione non mi scendeva ed è questo un maglione blu elettrico che adoro ed è lungo e sotto ha tipo questa gonnellina incorporata come vedete è tutto insieme è carinissimo, ha è... la manica a tre quarti, è semplicissimo ma mi piace tantissimo il dettaglio proprio della gonnellina che d'inverno con le calze quelle copranti è carinissima. Sono stracontenta di averlo trovato, anche perché veniva 29,99, appunto, 30 euro non mi scendevano e l'ho pagata 7,99. Quindi c'erano anche altre cose carine, però un po' non c'erano le taglie, un po' non mi entusiasmavano molto. Comunque se vi interessa c'erano delle belle felpette, così cosine carine effettivamente questo mi piace tantissimo anche soprattutto il colore che io adoro queste erano le cose da vestire ora allora, passiamo agli accessori che ormai sapete che io sono malata <coughs> allora sono andata e, vicino diciamo, al mio paese ci sono delle bancarelle d'estate ci sono andata e ovviamente non potevo non comprare orecchini c'era il classico ombrello e gli orecchini e c'era la promozione 1, 2 euro, 3, 5 euro quindi ne ho presi tre <ride> ve li mostro allora il primo paio sono questi orecchini che sembra che hanno tutti brillantini ma in realtà non sono brillantini è proprio il materiale sbrilluccichino e sono questi qui piccolini e sono carinissimi già me la frega di mamma questa <ride> perché sono davvero bellini e poi addosso danno davvero tanta tanta luce ho preso questi mi piacciono a morire che, no, che sono questi cuoricini con, su sfondo bianco vediamo se riesco a metterli un pochino più a fuoco no su sfondo bianco con tutti i brillantini sono davvero davvero carinissimi pure questi fanno tantissima luce mi dispiace non riesco a metterli a fuoco come vorrei sono eh, bellissimi, mi piacciono tanto e poi sono leggerissimi, cosa per me importantissima negli orecchini e infine ce n'erano ne davvero troppi, scegliere è stato un panico ho preso questi eh, orecchini a bottoncino sono proprio di tessuto e sono diciamo uno sfondo... Panna, non è proprio bianco con dei fiorellini, delle foglioline gialle e lilla. Sono questi qui, sono carini anche questi. Come vedete, sono piccolini, carini, carini. Poi, su un'altra bancarella, da un'altra parte, ho trovato finalmente degli orecchini che cercavo da inizio estate. E sono questi che penso che li avete visti un sacco di video, gruppi Facebook, da un sacco di parti, sanno di eleganti e poi li ho presi anche in un'altra variante, diciamo un pochino più particolare, che sono questi qui. Hanno la pallina più grande, diciamo color salmone e la più piccolina che è rosa. E la cosa carina di questi orecchini e che li possiamo anche scambiare, ovvero posso mettere la pallina rosa, anche stando tutti quanti uguali fra loro, posso fare tipo anche queste tipo di combinazioni e quindi carino in base magari all'outfit eh, e cambiarle e questi li ho pagati un euro l'uno. Quindi super contenta. Poi, sempre eh, sulla stessa bancarella di questi orecchini, ho preso questo bracciale che è beige con eh, dei brillantini dei brillantini vi faccio vedere come rimane da quello che ho. Ed è carinissimo, a me questo tipo di bracciali piacciono tanto perché fanno un sacco di scena. E l'ho pagato anche questo, un euro. È carinissimo, sono leggeri, non sono quei bracciali impegnativi, insomma niente di particolare. Invece da Bijou Brigitte c'era un... Era rimasto davvero pochissima roba in saldo, però quella poca roba... Era riscontata al 50% dal saldo e ho preso eh, questi orecchini qui, che sono davvero davvero bellissimi. Ancora li devo provare, ma mi piacciono tantissimo perché hanno questa pietra che, come vedete, fa un sacco di luce. Poi qui hanno queste foglioline fucsia in mezzo altri brillantini. Sono carinissime. Queste ehm a prezzo pieno venivano 7,95€ e io l'ho pagati 2€, quindi per 2€ sono davvero degli orecchini carinissimi, poi io con le cose di Beauty Brigitte mi trovo particolarmente bene, ovvero non anneriscono, rimangono sempre perfetti, quindi sono andata anche abbastanza sul sicuro, e ora <ride> arriviamo al make up, parto dalle cose che ho preso non in saldo, allora, ho trovato uno stand di scarpe e scarpe, uno stand Essence di scarpe e scarpe, la nuova collezione Road Trip, che non ancora non avevo mai visto in giro. E ho preso due cosette. Una sono sincera, ancora lo devo provare, però mi ispira un sacco: ed è questo eh, duo con. aspetta, ve lo apro così non c'è riflesso. Ok, questo duo con ombretto e liner in gel. L'ombretto è questo è verdino molto molto chiaro, è abbastanza shimmer Insomma, comunque rimane davvero chiarissimo. Una volta sbocciato, non sembra neanche più un verdino, ma mi sembra più un beigeolino. E, e accanto, vediamo se riesco a far vedere il colore: c'è questa Elaine in gel che mi piace tantissimo. Il colore è proprio questo, proprio un bel verde e questo non vedo l'ora di provarlo questo è il numero 02 I care, I love it è carinissimo e voglio provarlo fatemi sapere se avete provato qualcosina di questa collezione e poi eh, mi hanno ispirato molto gli smalti e um, la cosa particolare è che ogni smalto ha un effetto diverso io ho preso questo che è un bel color eh, bah, magenta e c'è scritto leather effect quindi effetto pelle Ce n'era un altro che mi piaceva molto perché era termo Effect ed ero curiosa di vederlo. Però era un rosa molto molto chiaro per nulla coprente e proprio di quelli un po' liquidini. E ho preso questo perché ho pensato in un colore che comunque sfrutto molto anche d'inverno, ma l'ho provato a stendere l'altro giorno e non si asciuga mai. Con il top coat con le goc goccine asciugamato della Essence, mi si va tutto a. <ride> cioè si fa tutto brutto non lo so magari lo devo riprovare con più calma dargli un attimo più di pazienza non lo so fatemi sapere se avete provato questi smalti e magari darmi qualche consiglio questo è lo 01 hit the road red poi altra cosa non in saldo ho preso un nuovo pastello neve che tra l'altro avete visto nel mio ultimo video face of the day e vi lascio qui il link ed è questo pastello Caramello, e è carinissimo, lo sto usando tantissimo. È questo marroncino chiaro, proprio color caramello, molto satinato e luminoso. Che è carinissimo. Sia nella rima interna, lo uso molto sotto l'attaccatura delle ciglia ed è carino anche sfumato. Faccio vedere come rimane sfumato, da applicare su tutta la palpebra proprio un trucco eh, velocissimo. Come vedete, rimane molto, molto carino. Ovviamente, qui non rende, però sull'occhio rimane davvero bellino. E questa l'ho pagata 4,80 euro. Poi, eh, penso ormai, lo sapete tutte. Questa settimana c'è stato con Grazia in omaggio a un euro e lo smanto pupa. Ho girato tutti i giornali possibili esistenti, ma ho trovato solamente uno, meglio di nulla. E ho preso questo. Cioè ho preso, ho trovato <ride> questo colore qui che sembra molto blu dalla fotocamera, ma in realtà è un blu viola. Non, non si percepiscono i riflessi viola. Non l'ho ancora provato, ma sono molto curiosa perché in realtà, cioè, in genere mi piacciono molto i long lasting di pupa. Preferisco questi qui normali e non quelli gialli perché io non trovo, sinceramente, questa grande differenza. E questo è il 410. Sì. Ed è carino, carino. Poi... Allora, passando invece a due prodotti presi in saldo. Il primo è, è questa matita Kiko. Ormai ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video haul. Che la Kiko ha messo gli ultra glossy lip pencil ad un euro. Ed è un affare perché vengono 5,90. Ne ho presa una rosa, visto che mi sta piacendo tanto: sia per tenuta e tutto quanto. Ne ho presa un'altra. Ed è eh, questa qui, sì. e che è la numero. 614 e l'ho presa essenzialmente per un motivo: perché quando l'ho sbocciata mi sono accorta. Sarebbe questo eh, rosa molto tendente al più il violaceo. E mi sono accorta che eh, è perfetto da usare con il rossetto Essence 09 Wear berries Ve lo sboccio accanto per farvi vedere. Questa è la matita e questo è il rossetto, come vedete, sono davvero molto 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 simili. Ed ecco la combo che ho adesso su, e metto prima la matita, poi metto sopra il rossetto. In questo modo mi dura tantissimo. Ho le labbra super idratate io che tendo ad averle molto secche. E quindi mi piace tantissimo, insomma, per un euro ne vale la pena. Ho visto anche altri colori, ma erano molto nude sul marroncino che a me non piacciono. Infine, da Wycon c'erano troppe cose carine. Ma mi sono tenuto e ho preso questo eh, matitone per occhi, si chiama XXL Pencil Shadow Ed è eh, il numero, forse è questo, Powder 2. Sì. e C'erano davvero tanti colori, uno più bello dell'altro. Quindi scegliere è stata tosta. Ed è questo bellissimo eh, rosa brillante è carinissimo mi piace davvero tanto è morbidissimo, si sfuma bene e non vedo l'ora di provarlo perché l'ho comprato proprio l'altro ieri quindi ancora non ho avuto modo è davvero carino, fatemi sapere se ce l'avete come vi trovate poi mi sono persa un pezzo prima da Akire c'erano davvero parecchie in sconto però anche lì ho un po' problemi con le taglie e ho preso un paio di ciabattine davvero belline, sono queste qui, con questo mega fioccone, bello. Grigio e nero, con questa, con questa placchettina dorata al centro, sono carinissime per andare in spiaggia, per stare in casa, insomma. Sono un paio di ciabattine anche per uscire. E queste le ho pagate 4,99€. E venivano 7,99 un paio di ciabattine cioè, normalissime quelle che potete trovare anche al mercato, insomma, però. e sono queste qui niente, ragazzi, ho finito. Se non mi sono persa qualche cosina in giro per il letto, e niente, fatemi sapere se vi è piaciuto qual, qual è il vostro prodotto preferito e se avete provato qualcosina di questi trucchi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!